Amici belli, voglio proprio vedere chi se lo guarda sto video. È vigilia di partita, è una partita contro il Lecce. Antonio da Lecce! È l'unico modo che ho per smuovere l'algoritmo. Conte da Lecce, quindi la partita contro il Lecce. E facciamo delle ipotesi perché sta gente che ha frevo. Cominciamo. Febbre Conte, benvenuto Luca Gotti, poi si ricollega perché voglio dire benvenuto Antonio, non c'è altra soluzione, per quello che sta succedendo nell'ambiente Napoli non c'è altra soluzione, devi già averlo fatto, sei probabilmente ti stai divertendo così e non puoi uscirtene con un altro nome, non puoi uscirtene più con un altro nome perché succede una pace, quindi siamo pronti eccetera eccetera, lasciate il like perché dobbiamo muovere questa classifica, partita importantissima, ci provo a farvela vedere come partita importantissima ma non lo è, onestamente per la dignità, noi abbiamo guardato poco la classifica perché era difficile da guardare, il Napoli ha 40 punti di distacco dall'Inter e se vai a vedere invece rispetto alla terzultima, cioè l'Empoli, abbiamo 19 punti in più dell'Empoli e il distacco è insomma la differenza è grave e sebbene c'è il pericolo serio che le partite balneari, quelle di fine stagione si fanno risultati strani, esce il pareggio perché è difficile avere quella voglia in più, il Napoli rischia di chiudere, qua abbiamo 13 vittorie, 13 pareggi e 11 sconfitte e paradossalmente abbiamo fatto un punto meno del Torino finora che ha un pareggio in più e noi invece siamo stati sconfitti una volta in più del Torino, il che è qualcosa di gravissimo e di inaccettabile, quindi Conte. Andiamo a capire con quale formazione ci andiamo a giocare questa partita che noi guarderemo insieme, live reaction contemporaneamente alla partita, non spoilerate niente, c'è la live già in pre, quindi potete lasciare il like. E le ultime novità ci portano di un Napoli che partitina campo ridotto, chiusura di seduto con lavoro tecnico-tattico, Dendonker purtroppo non si è allenato per una sindrome influenzale, Mario Rui personalizzato in palestra, quindi non lo possiamo considerare, e ci portiamo dietro questi tre dubbi, Osimhen, Rachmani e Zielinski personalizzato in campo. Tra Zielinski e Osimhen hanno fatto un po' in campo, un po' torno in palestra, un po' in campo, un po' in palestra. C'è il grave dubbio, insomma la possibilità seria che non li vediamo in campo. Ma state tranquilli che se per Zielinski purtroppo è già fatta, è già all'Inter, ma con Osimhen se arriva Conte si proverà a dire ma forse Conte lo vuole trattenere perché poi si deve parlare per forza di Lukaku e non lo so quanto ad oggi Lukaku infiammi la piazza, Conte avrebbe chiesto che... Quindi abbiamo questo dubbio se riusciamo a salutarli in un certo modo, se il Napoli ha organizzato qualcosa al di là della loro presenza in campo, sarebbe importante, anche perché sono le giornate in cui si parla di Lorenzo e adesso hanno messo in mezzo anche gli altri assistiti di Giuffredi, no? Che poi se arriva Conte, Politano dove lo metti? Ha poco senso, è Mario Rui piccolino e trova spazio in una squadra di Conte? Sono cose che dobbiamo chiederci. E a questo punto ci possiamo immaginare Oliveira sicuramente titolare, il centrocampo non dovrebbe essere diverso da questo, a meno che... Non si gioca una chance tra ore, teniamolo presente qua, ma non saprei, visto che non lo so se Nathan è esploso, ma immaginerei, se non recupera Rachmani, di rivedere Juan Jesus da una parte e Østigard dall'altra, e anche questi potrebbero essere due saluti, che Østigard voleva andare via già quest'anno, Juan Jesus è tutto da considerare, perché una cosa è una figura nello spogliatoio, dobbiamo capire il nuovo allenatore che tipo di figure nello spogliatoio vogliono, che facciano da chioccia, che facciano da leader, ma che poi
puntarci in campo per tutta la stagione? Direi di no, quindi dobbiamo capire questo. E poi abbiamo il grande dubbio di Lorenzo, che dovrebbe ritornare a disposizione dopo aver smaltito la gastrite, la gastroenterite, ma le notizie insomma dell'ultima ora che vogliono una rottura insanabile tra Di Lorenzo e il Napoli, eccetera eccetera. Io credo che Calzona se ne freghi altamente, e se ha Di Lorenzo a disposizione lo fa giocare, perché Calzona ha detto: a me delle cose della società, delle cose non mi interessano, io ho il contratto fino al 26 maggio, quindi fino a domani. E quindi se ha una possibilità di fare una vittoria, perché è proprio brutto l'andamento del Napoli delle ultime partite, quindi vorrebbe lasciare, penso, con una vittoria. E quindi immagino Di Lorenzo, e davanti a questo punto partirei sempre con Simeone, se Osimhen non ce la fa, e tra Politano e Ngonge mi tengo sempre il dubbietto, perché Calzona ha dimostrato di apprezzare Ngonge, però vediamo se la sinistra in Lecce va. Adesso si parla di Dorgu anche così. Mamma mia, sarà un'estate tremenda, lunghissima. Si faranno nomi, una continuazione, e nessuno sa niente, io insisto, nessuno sa niente. Si fanno i nomi, tanto poi ma quello non è successo, e noi spasso ci portano col guinzaglietto e ci illudiamo pure, ci facciamo delle idee, magari poi non avvengono e ci rimaniamo male. Io vorrei proteggermi il più possibile, quindi la immagino così. E vediamo anche il Lecce. Spostiamo con una Brabant, dove sta? Eccoci qua, Brancolini, anche perché poi nelle ultime giornate si vedono cose strane, i terzi portieri che esordiscono e qualcuno che non ha avuto spazio, tanto il Lecce è salvo, si fanno le passerelle. Qua ci porta Venuti, Baschirotto, Pongracic, Gallo, Anquis, Ramadani, Blin, Dorgo, Uden e Piccoli. Occhio sempre a Kristovic e cose varie. Ristabilito anche Gollini, teniamo presente anche questo, magari non lo so Calzona come la penso, perché non ha niente di conferenze, niente di niente, però insomma anche Fantacalcio la porta, come ve l'avevo detto io, dovrebbe esserci Gollini tra i convocati di nuovo. Notizia che ci fanno sapere di calciomercato che il Napoli non ha intenzione di riscattare, e quindi ultime chance insomma per Lindstrom per lasciare un segno in questa squadra. Tutti gli altri bene o male lo hanno fatto, chi più e chi meno, e questa è la situazione. Visto che lo so che vi interessa molto di più l'argomento allenatore, che poi vi interessa più l'argomento Antonio Conte e non la partita del Lecce. Conte Lecce, no? Queste sono le parole ultime, visto che adesso stanno spingendo tutti quanti, e appresso a Pedullà. Però Pedullà la spiega sempre in maniera abbastanza vaga, se vogliamo, perché dice: adesso la palla è tutta nei pilla, tutta la palla è nei piedi di De Laurentiis, perché i contatti ci sono sempre stati e continuano a esserci. L'alternativa è sempre questo Pioli in mezzo, che deve essere l'alternativa. Prima era Conte, era l'alternativa a Gasperini, poi là si è detto: non è possibile, non è possibile, rappresenta il piano B del Napoli, è una possibilità solo se De Laurentiis decidesse di non prendere Conte, quindi Conte ha detto sì e tu non lo prendi. Il presidente è imprevedibile, e questo ve l'ho detto anche io, che noi cerchiamo una logica nelle cose, ma molto spesso lui va fuori logica e fa un'altra cosa. Poi il motivo, ognuno dà una motivazione diversa, io dico perché lui si diverte proprio a portarci a spasso, ma questo è un altro paio di mani. Aveva preso Galtier e poi è andato su Garcia, quindi bisogna essere prudenti. Il Napoli però è molto tentato. Ora, questo fatto che aveva preso Galtier, ce lo disse l'Equipe, che era oramai fatta, il giorno prima, e poi il giorno dopo uscì Garcia. Tant'è vero che noi facemmo l'analisi tattica di Galtier, però poi De Laurentiis si dice: io ci ho parlato per 10 giorni con Garcia, l'avevi contattato o no questo Galtier? Quindi questa cosa non mi risulta tanto, non mi ritorna. Io lascio aperta alla grande la possibilità di altro, di Mister X che non è uscita, la lascio sempre aperta alla grande. Dopodiché mi sembra evidente che quello che è successo porta De Laurentiis a un bivio enorme. La vedo proprio semplice. De Laurentiis si è reso conto che Conte non ha grande mercato, che non lo vogliono in tanti, in Europa probabilmente nessuno, in Italia qualcuno ci avrà pensato, chissà se il Milan ci ha pensato veramente, chissà se la Juve, ma io credo che Giuntoli avesse già le idee ben chiare quando ha visto l'esploit di Motta. Giuntoli si è mosso per tempo, e quindi
con le panchine di Roma e Lazio già fisse, con l'Atalanta che si conferma, Conte non è che va alla Fiorentina, insomma, secondo me De Laurentiis si è reso conto che Conte questo mercato grande non ce l'ha. Di conseguenza avrà fatto un po' di tira e molla. Ve lo ricordate Gabri Veiga? Benissimo, Gabri Veiga era già del Napoli. E De Laurentiis, quando poi gli viene meno la trattativa di Zielinski con l'Arabia, dice sì lo voglio, ma lo voglio alle mie condizioni, li volete 2 lire in meno? E quindi secondo me lui sta facendo questo discorso qua con Conte. Quindi non è che Conte è piano B, Conte è piano A, però senza svenarsi, perché De Laurentiis odia sprecare soldi, odia pagare un allenatore più del dovuto quando magari un altro allenatore, se gli fai un mercato così, ha la possibilità ugualmente di andare in Champions e di arrivare quarto. Quindi così. Poi Gasperini è quella cosa che tu dici, ti do la possibilità, vedi, ti metto un po' di paura, c'ho altre idee eccetera eccetera, ma si sono messi d'accordo lui e Gasperini così. Quindi Conte può arrivare tranquillamente, se De Laurentiis si decide di venire a Miti Consigli, gli dà quello che Conte chiede, perché lui preferirebbe spendere qualcosina in meno e andare comunque su un profilo che è solo che il profilo che adesso non viene accettato dalla piazza. E ti ricordo, presidente, che è un momento diverso, vanno valutati i momenti della squadra del Napoli, non si può fare il paragone quando hai preso Ancelotti, perché veniva il Napoli dal Sarri secondo che aveva quasi vinto, però non avevi vinto, quindi era un altro paio di maniche. Venire con Spalletti post Gattuso era un altro paio di maniche, adesso è un Napoli nello scatafascio più totale che deve rialzare la testa se vuoi lanciare un segnale al campionato, se vuoi dire io ci sono, e adesso lo devi fare per forza, e non fa niente se ti costa un po' in più, tanto ce lo hai detto che c'hai i conti a posto, e non si fallisce con Conte, non ti preoccupare, si può fare, spendi un pochino in più, si fa lì. Poi va visto come lo devi gestire, perché a Conte non gli puoi tappare la bocca senza conferenze. Conte può essere problematico se tu gli prendi la seconda, terza scelta invece della sua prima scelta. Tutto questo secondo me De Laurentiis ci sta pensando giorno e notte, ma deve già deciso, quello già deciso, e poi ci farà sapere a comodo suo, perché si diverte a farci parlare, anche a leggere quali sono le varie reazioni di tutte. No, non puoi non farlo più. Questa è la verità. Quindi adesso sta a te decidere quando, il quando. Anche Dino D'Angelo si è espresso, di conseguenza un altro no lo hai incassato da Gasperini, a meno che non ti hai messo d'accordo per farci lo scherzetto. Boh, non ti puoi presentare con Pioli, non ti puoi presentare in Italia, capite, capiamoci. Di conseguenza io domani c'è partita, e quindi dato che ci mancheranno le partite, io ve lo dissi, non vedo l'ora che finisce, io dissi è meglio che non finisce, perché adesso che è finita le analisi ci sarà solo da parlare di mercato, e sarà dura, però io sono pronto a fare tutte le cose belline con i vostri like, con il vostro supporto, e parleremo del futuro di questa squadra che deve risalire la china. Ci sono molte squadre che devi recuperare in classifica, e non si fanno dei salti incredibili in avanti, serve un po' del tempo, e questo ce l'aveva detto De Laurentiis, dobbiamo portare pazienza. Da New York, pazienza, centrocampo, poi ne parleremo del centrocampo. Da New York, Valerio Fluido è tutto. E ci sono un paio di partite oggi, guarda, interessa poco, però magari, sai, un occhio anche all'altro calcio che non ci riguarda magari di classifica è importante, perché non pensiamo che esistiamo solo noi, eh?